Dal Vangelo di Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andarono un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono indietro a lui. Carissimi amici, settimana scorsa ci siamo lasciati dicendo che il Signore concretizza il suo sogno attraverso la chiamata di alcuni amici, soprattutto concretizza il sogno nell'avere una bella umanità guidata da maestri che sappiano indicare ai propri discepoli l'incontro decisivo della propria vita. Continua il racconto del Vangelo di Marco in questa domenica, che ci presenta un'esperienza di Gesù che nella sua umanità è molto simile alla nostra vita, è molto simile alla nostra giornata. È bello avere amici, soprattutto quando si è giovani. Quando si è giovani sembra che tutto sia possibile, e queste amicizie quanto diventano belle e importanti se vengono coltivate, se vengono vissute qualitativamente bene, altrimenti tutto scompare, tutto resta soltanto un ricordo goliardico dell'adolescenza. Ed è bellissimo anche avere amici con cui fare follie, progetti, sogni, dedicare giorno e tempo. Anche amici che quando diventano più importanti hanno il coraggio di dirmi anche se sbaglio, se faccio bene delle cose. Insomma, in tutto questo mi sono chiesto tante volte: Gesù ha voluto vivere un'esperienza del genere? Gesù ha vissuto qualcosa del genere? Gesù ha sperimentato l'amicizia con gli uomini? I Vangeli ci parlano di una bellissima esperienza che Gesù ha fatto, cioè Gesù sceglie degli uomini con cui condividere la sua vita, condividere le sue passioni, condividere il suo sogno, condividere la sua missione che è la Chiesa. Il sogno di Gesù Cristo è sempre stata la Chiesa, e lui ha scelto degli uomini che condividessero i suoi sogni. E allora mi viene da chiedermi una cosa molto bella: forse non è questo il motivo per cui noi siamo cristiani? Forse non è questo il motivo di seguire Gesù, se non quello di condividere il suo sogno? Troppo spesso facciamo vivere la Chiesa a persone che non condividono il sogno di Gesù, mentre invece penso che l'unico motivo per essere cristiani è questo: condividere la sua missione, condividere il suo sogno, i suoi progetti. Diversamente dai rabbini del tempo, avete ascoltato nella pagina del Vangelo, Gesù non aspetta che siano i discepoli ad andare dietro al Maestro, ma è Lui che li chiama, e questa è una novità rispetto all'insegnamento del tempo. Gesù chiama Lui per primo, e quanto è bella questa cosa, perché tende a risolvere anche un problema che abbiamo nella nostra vita. Noi che siamo desiderosi di affetto, di compagnia, di amicizia, Gesù ci indica la strada e ci dice: ma perché non ti proponi tu come amico, come compagno di viaggio, invece di aspettare che qualcuno si proponga nella tua vita? È molto bella questa indicazione, e Gesù sceglie degli uomini, ed è il caso di Pietro, di Andrea, di queste persone che avete ascoltato e nominate nel Vangelo della prossima domenica. Gesù non vuole uno stuolo di adoranti, Gesù non vuole persone che stanno chiuse, ma che condividano sogni, condividano percorsi, condividano strade, condividano avventure fuori dal recinto. E allora, come lui che passa sul lago di Tiberiade, ci ha detto il Vangelo. Marco non è un conoscitore
della zona di Israele, della Galilea, per cui questo lago prende diversi nomi. Tiberiade viene chiamato anche lago di Genezaret o Kinneret in ebraico, lo trovate con diverse denominazioni all'interno del Vangelo. E lì lungo il lago, lungo le sponde del lago, si mette a predicare, anzi oltre i confini. Sapete che il mare nella Bibbia, come il lago, come l'acqua, ha un'accezione molto negativa. Gli ebrei non sono dei fenici, gli ebrei non sono popoli di naviganti, ma assolutamente gli ebrei hanno paura del mare, hanno paura di navigare, e sempre nel mare, nell'acqua, ci vedono qualcosa di negativo. Pensate, nei brani biblici nel mare c'era il Leviatano, il mostro che Dio ha sconfitto. Il mare rappresenta il confine, ciò che tu non riesci a decifrare, ciò che tu non riesci a vedere. È un confine anche geografico, perché dall'altro lato del lago si trova quella zona dei Geraseni o della Decapoli, che era un pezzo del regno di Israele che era stato dato ormai a città pagane, avevano un culto pagano, erano state regalate all'imperatore, per cui nessun ebreo si sarebbe mai sognato di arrivare lì, nessun ebreo tranne Gesù naturalmente, perché è così. Gesù è il Dio dei confini, è il Dio a cui piace camminare sui confini della nostra vita, è il Dio a cui piace camminare sulle paure della nostra esistenza, è colui che cammina e va oltre quelle zone che nella nostra vita non vogliamo superare, che non vogliamo vivere. E che bello Gesù che cammina lungo il pericolo, sul Leviatano, cammina su di esso, è il Dio dei confini, Gesù è il Dio dei lontani, Gesù è il Dio non di quelli che vivono puritanamente la propria fede, ma è il Dio che traccia percorsi, traccia strade, dà possibilità, dà speranza, dà forza, dà incoraggiamento. E che cosa accade? Il racconto biblico, avete ascoltato, dice che Gesù vede una scena quotidiana. È sempre Gesù che si accorge, è Gesù che guarda, è Gesù che si fa vicino, è Gesù che è preso, perché Gesù non lascia passare la vita sotto i suoi occhi come le persone che vedono la vita scorrere dal balcone. Gesù è dentro questa vita, osserva, guarda le persone, guarda i luoghi, ama quello che lui guarda. Ce lo siamo detti domenica scorsa, che il fissaggio dello sguardo di Dio è un fissaggio d'amore nel suo cuore. E vede e si accorge, una scena molto molto semplice, una scena di vita quotidiana, pescatori che riassettano le reti, dice il Vangelo. Ed è bello perché Dio ci chiama sempre nelle cose, nei luoghi, nelle giornate che noi viviamo quotidianamente. Il nostro non è il Dio dello straordinario, diffidate da tutto quello che è alla ricerca dello straordinario, ma il nostro è il Dio che ci raggiunge dove tu vivi, nella quotidianità, nel giorno feriale. L'incontro con Dio è sempre soltanto un incontro che si realizza nelle cose che vivi tutti i giorni, in quella semplicità di quanto i pastori hanno visto la mangiatoia, di quando i pastori hanno visto un bimbo, di quando i pescatori hanno visto una barca, una rete, e in quella quotidianità lui ti invita ad avere uno sguardo in profondità. E c'è questa scena, si parla di reti, pescatori che ci raccontano la loro giornata, reti vuote e reti rassettate. Guardate, le reti nel mondo biblico hanno sempre un'accezione negativa. La rete richiama ciò che ti lega, ciò che ti blocca, ciò che ti impedisce di seguire una strada nuova, un percorso nuovo, ciò che ti impedisce di correre dietro la tua felicità. E questa è una scena. Poi addirittura altri due discepoli stavano riassettando le reti, cioè stavano ritornando a riparare quelle situazioni, quindi a riprendere quelle situazioni che li tenevano legati. Assurdo, ma quanto è vera questa parola nella nostra vita. A volte non riusciamo a staccarci da quelle cose che ci impediscono di essere felici, anzi le ricerchiamo quando affrontiamo il vuoto della non consapevolezza, di non conoscenza della strada. C'è la tentazione di tornare a riaggrapparci a quelle reti, e questa è la scena che ci è descritta. E allora, quante volte anche tu hai perso tempo a riparare delle reti? Brutta storia.
Quante volte sei stato lì a riparare i cocci della tua vita che ti dicono che non hai preso nulla, che quell'esperienza non è valsa la pena, che quella scelta non è stata positiva. Pensa un attimo a quante volte il Signore ti ha ritrovato, ti ha incontrato con i pugni chiusi, lì all'angolo, davanti all'insuccesso, al fallimento, quando Lui ti ha trovato, quando avevi gli occhi gonfi di lacrime, gli occhi bassi, quelle situazioni che hai detto ormai non cambierà più nulla, ormai è finito tutto, perché molti, se vedete per strada, hanno negli occhi la disillusione, hanno la difficoltà, hanno un fallimento in quella relazione, in quell'amore, in quell'amicizia. Molti hanno fallito come genitori, come moglie, come marito, come papà, con la mamma, con l'università, con il lavoro. È qualcosa che ci racconta le nostre reti, ci racconta le nostre reti, quelli sono le nostre reti. Oppure pensate anche quando nell'infanzia ti hanno fatto del male, quando nell'infanzia non ti hanno fatto crescere sano, quando nell'infanzia non ti hanno insegnato ad amare da piccolo. Sono le reti, sono quelle reti che presentiamo al Signore. Gesù dirà a Pietro di lasciarle per diventare pescatore di uomini. Più bella ancora, pescatori di umanità. Che cosa devono fare i discepoli? Che cosa devi fare tu se condividi il sogno di Dio? Bene, non seguire nessuna dottrina, non seguire nessuno schema, lasciare le reti, dice il Vangelo, camminare dietro a Lui, lasciare qualcosa. I discepoli fanno questo, lasciano il lavoro, i valori, che non è che li abbandoniamo, ma diventano di secondaria importanza rispetto all'urgenza di essere chiamati da Dio. E che cosa chiede il Signore a noi che vogliamo essere Suoi discepoli? Di diventare pescatori di umanità, cioè rete diversa, barca diversa, mare diverso, lago diverso, situazioni diverse. È bellissimo tutto questo, quello sguardo nuovo sulla vita. Gesù ce lo regala già attraverso la chiamata di questi amici. E faccio una bella sottolineatura: quando noi parliamo del verbo tirare fuori, il pescatore che tira fuori i pesci dal mare, effettivamente fa una operazione cattiva, un cattivo servizio rispetto ai pesci. Perché? Perché i pesci tirati dal mare sono costretti a morire non vivendo più nel mare. Invece essere pescatori di umanità significa tirare fuori gli uomini per farli vivere. Il verbo greco significa anche tirare dall'abisso uomini vivi. Questo è bellissimo, perché essere pescatori di umanità prima di tutto significa tirare fuori gli uomini dal mare, restituendo loro l'umanità, restituendo loro la vita. Che cosa fa Gesù Cristo con noi? Semplicemente ci rimette la vita tra le mani, a noi che l'abbiamo venduta o svenduta in tanti ambiti della nostra vita, in tanti affetti, in tante situazioni. Semplicemente ti ritorna a dare la vita nelle mani, e quindi ti tira fuori dal mare della violenza, dell'incomprensione, della confusione, facendoti salire sulla barca, cioè restituendoti la vita nelle mani. Ah, se solo noi cristiani fossimo più esperti di umanità, più esperti di amore, più esperti di umanità. Questo ci chiede il Signore. E allora, vuoi seguire Gesù? Impara a tirare fuori qualcuno dal male. Impara, insegna a qualcuno a riprendersi la sua umanità, a riprendersi la sua vita, non schiacciare, non approfittare, tira fuori dal male, ridai la vita a queste persone. E quante persone il Signore ci metterà davanti in questa giornata, in questa domenica, in questa settimana? Tantissime. Bene, porta fuori questa gente dal male, tutte le persone che incontrerai. Gesù ha bisogno di te e di me per dire questa bella notizia al mondo. Allora la vocazione, amici miei, non è questione di preti, di suore, ma riguarda tutti quanti noi, tutti noi che condividiamo il sogno di Gesù. E allora condividi il suo sogno, amico mio, e tira fuori la gente dal mare e dal male e dal pantano della propria vita. Buona settimana, amici miei, buona domenica, e che questo Vangelo possa darvi una sorta di bellezza e di felicità, di uno sguardo nuovo su questi giorni che ci sono in avanti. Buona domenica a tutti.